ultimo atto della stagione del Forlì, la finale playoff contro la Correggese. Un match che non assegna una promozione diretta in Lega Pro, ma soltanto un diritto di ripescaggio. Due squadre, quelle due biancorosse, romagnole ed emiliana, che hanno saputo aggiudicarsi questa possibilità grazie ai successi in semifinale, il Forlì contro il San Marino, la Correggese in casa dell'Alto Vicentino. Una Forlì che può giocare per due risultati su tre, ma che inizia bene. Siamo al secondo minuto, palla in area di rigore, Nocciolini tocca, poi la conclusione di Vesi e il grande salvataggio di Kiriak. Andiamo al sesto, Correggese questa volta in attacco con il calcio d'angolo, poi la palla che sfila, ci prova di sinistro Varini, pallone sul fondo. Quattordicesimo, Turchetta mette al centro, la palla resta viva, ci prova con una girata, Bussaglia, ancora Kiriak a dire di no. Andiamo avanti, andiamo al ventunesimo, conclusione centrale quella di Bovi, parata questa volta da Merelli. Buon momento per la Correggese, siamo alla mezz'ora di gioco, pallone messo al centro da Landi, ci prova l'ex di turno Castellani. Conclusione alta, ma Correggese molto pericolosa nella circostanza. Andiamo al 42esimo, il Forlì con questa azione di sfondamento di Tentoni, ne salta uno, poi prosegue, può effettuare un cross, la palla che resta in area di rigore, si gira ancora Bussaglia, ma come prima Kiriak gli dice di no. Si va così al riposo, il punteggio è di 0-0 tra le due formazioni. Intanto il presidente del Forlì, Stefano Fabbri, è a colloquio con il direttore generale della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Si ricomincia a giocare il secondo tempo, che in realtà diventerà ben presto una pro forma. Il pari non è messo quasi mai in discussione. Ci prova al ventunesimo la Correggese, penetrazione di Varini, mette al centro un cross, Bovi sbaglia completamente la sua esecuzione di testa. 24esimo, calcio d'angolo per il Forlì, palla che resta in area di rigore, la controlla Turchetta, può cercare il destro a giro, sfiora il palo. È questa l'occasione più clamorosa costruita dalla Forlì nel corso dei 90 minuti regolamentari. Sì, perché si arriva al 90esimo, spazza via la Correggese, il pallone dall'area di rigore si va ai supplementari. Supplementari che, come detto, vedono il Forlì nella posizione di vantaggio, devono difendere lo 0-0, i padroni di casa, c'è la punizione di Bacher, c'è la parata da parte di Merelli, subito al primo minuto dei supplementari reagisce il Forlì al settimo, punizione pericolosa di Turchetta, pallone respinto. Un Forlì però troppo schiacciato all'indietro, ne approfitta la Correggese, grandissima azione da parte di Camarà, ne salta tre, conclusione all'incrocio dei pali, un capolavoro autentico, quello del giocatore, uno dei subentrati della Correggese, che mette il suo marchio su questo match, spezzando l'equilibrio con un colpo da autentico fuoriclasse. Lo rivediamo nel replay, saltato uno, saltato due, si tratta di Tentoni e di Capellupo, resiste anche al ritorno di Cola, scarica l'incrocio dei pali, Correggese dunque avanti sull'1-0, Correggese che chiude così il primo tempo supplementare in vantaggio sul Forlì. Ma proprio durante l'intervallo tra primo e secondo tempo si scatena una polemica con l'allenatore della Correggese Benuzzi, che viene allontanato dal terreno di gioco dall'arbitro, la signora Vitulano di Livorno. Andiamo nel secondo tempo supplementare, il Forlì adesso attacca all'arma bianca, ci prova con questa conclusione imprecisa di Turchetta all'ottavo minuto, poi all'undicesimo sempre Turchetta, diagonale out. Un minuto più tardi allora ancora pallone scodellato in area di rigore, lo russo da solo l'illusione del gol con questo diagonale. Tredicesimo minuto del secondo tempo supplementare, in area c'è la possibilità del diagonale di Tentoni, pallone respinto, riparte il contropiede della Correggese, lo conduce Landi, scarica per Bernasconi, Forlì totalmente scoperto, incassa anche il 2-0.
una grandissima conclusione di Bernasconi che mette fine anzitempo alle speranze del Forlì e che scatena la gioia dei tanti sostenitori della Correggese giunti al Morgagni. Una conclusione che non ammette repliche, quella di Bernasconi, altro subentrato, dunque altra carta vincente per la Correggese. La Correggese che infatti ottiene un successo nella finale playout, un successo fondamentale per sperare nel ripescaggio. Vediamo come si scateni l'entusiasmo dei giocatori ospiti e d'altro canto invece la delusione dei giocatori del Forlì. Camarà va proprio a consolarne uno, una delusione che comunque non cancella un ricordo di una stagione vissuta ad altissimi livelli. Forlì che riceve il plauso dei propri sostenitori. Forlì sconfitto dalla Correggese per 2-0.